Thank you very much. Lascio un po' come al sole, così vi riscaldate, no? Ci riscaldiamo. Perché il posto non era proprio caldissimo, neanche stamattina, a dire il vero, sono venuto alle 6 prima, quindi era proprio freschetto. Per chi non c'era, ripeto, a sinistra, quella che vedete in fondo dietro la montagna, quella che c'è sopra Sauvert, vedete il gruppo de Beretta. Penso sia la prima volta quest'anno che lo si vede così. Forse ai primi di giugno. Non è in gennaio. Ah beh, gennaio sì, sicuramente va qua, il mio gennaio pure. Torniamo indietro di qualche anno rispetto a prima e torniamo alla fine di una storia oppure all'inizio di una brutta storia, mettetela come volete. Sush era poco più di un villaggio all'inizio del Novecento e conta anche oggi poco più di 200 abitanti. Si trova sulla sponda sinistra del Lin ad una quota di 1438 metri ed è completamente circondato da montagne. Il punto più elevato del suo territorio comunale è Piz Linard, che raggiunge i 3411 metri di quota. La cava di granito era, allora, l'unica sua attività economica di rilievo. Una lettera del marito alla signora di prima. Sush, giugno 1914. La pietra è cattiva e poca è la paga. 6 giorni a cavare e poi 1 a dormire. Ma si fatica alla spesa e poco resta per casa. Rinuncia al vino, al mezzo toscano. Ma il soldo non basta, è pietra dura che non si lascia tagliare ed io passo il tempo a pensare alla stagione che è troppo breve, alla stagione che sembra non finire. Mentre Marta aspetta, con il sorriso allegro, una figlia in braccio e l'altra per mano. Il fascista in noi non ha sempre ragione. Gli altri, però, hanno sempre torto.